che oggi sbatto. Welcome back, ladies and gentlemen. It's Popping Time News, episodio 105. Con le news, vedi? Allora, mancano i bannerini perché ovviamente chi vede la live è già informato grazie a una live di Instagram che ho fatto ieri, che chi vede la live si gode la live, ma scompare non appena finisce questa live, scompare, tornerà direttamente in versione cut entro massimo un paio di giorni. E abbiamo il suono, la differenza del volumaggio, del pulitaggio della voce grazie a questi nuovi podcast su Spreaker.com. It's Popping Time News, ovviamente, perché Spotify, piattaforma che poi si basa su Spreaker e altri che gli forniscono i feed RSS, mi pare si chiamano, per i podcast, per le musiche e quant'altro, mi banna per copyright e invece Spreaker no. Quindi tutti su Spreaker ad ascoltare tutti gli episodi di Popping Time News fatti fino ad ora e per quello che continuerà, ma versione radiofonica su podcast su Spreaker. Allora, ho sistemato il settaggio in maniera tale che dei suoni si possano comunque sentire, ma forse senti la manata non suona più come un tempo, molto probabilmente è finito il tempo delle manate. Oggi finalmente, dopo settimane, vedremo i video della finale dell'Animation and Morse Battle Online. Giudice insieme a me il grandissimo Ricky Onodera degli Amutsun Server Crew Tokyo Japan, alla quale farò anche delle domandine prima di andare a vedere i video. Vedremo i video e scopriremo chi è il vincitore. Ci colleghiamo adesso. Eccoci qua. Hey guys, I'm Ricky from Amutsun Server Crew. How you doing? Thank you to be here with me. I know that this weekend was very long for you because you make a total of 16 hours or 18 hours of workshop, 9 hours yesterday, 9 today. That's a lot. I know you are very tired, of course. But it's okay. I'm fine. And I appreciate it very lot. You are here with me to judge the animation, my first Animation and More battle. First of all, I have some question for you. Yes. Without the interpreter, because she is busy with her business, but we try to speak in English. Okay. A little interview before the competition. Yeah. Yeah, please, easy English. Okay. Easy English, please. easy English. Easy English, please. Okay, let's start. We try also to talk slow to make it simple to understand it. For you and for me, of course, because I'm not Mr. English, you know. So, first question, very simple. Yeah. How old were you when you start your dance? I was 14. 14. Yeah, 14. When I was started dance, I was 14. Mm-hmm. That was 1989. I saw Michael Jackson's video, and I copied Michael's backslide. Yes, that was the first for me. And after that, did you have a teacher?
No. Never have a teacher? Yes. I just learned by myself. Okay, Michael Jackson. I started with Michael Jackson too, but Oh, really? after yes, with the video of Don't Stop Till You Get Enough. Oh, I I have start not. my dance after saw that video. And okay, you saw Michael Jackson. You try to imitate him, the backward, but after that, where your inspiration for your dance came from? My inspiration is after I imitated Michael Jackson, I was thinking that copy. It copy is just copy. I have to be myself. I think. I thought I have to be myself. I just want to be myself. So that was really Michael Jackson style. Michael Jackson did his style. His Michael Jackson style. So I think I just wanted to be really Michael. So just I wanted be myself. That is Michael Jackson. Michael has Michael's style. I have my style. That's why I made my style and my floor light and Hamilton sub style. When I was young, I just wanted to be myself, and I think I just want to make my dance style, technique, my way, my slides, my teaching. Of course, I learned from many dancers. This is good. I want this. I want this. I want this. I want this. And just combine And okay, I made. so I translate in Italian. Ah, praticamente dice che ha iniziato con Michael Jackson, che è stata la sua prima fonte di ispirazione, non ha avuto insegnanti e è stato sempre un autodidatta. Fondamentalmente, però, a un certo punto si è reso conto che copiare Michael Jackson e basta, cercare di essere Michael Jackson e basta, era limitante perché lui copiava Michael Jackson, ma Michael Jackson faceva un suo stile. Quindi ha detto: anch'io voglio fare qualcosa di mio, voglio essere me stesso, voglio creare qualcosa di mio. Ovviamente si è lasciato ispirare anche da altri ballerini che ha visto. Adesso poi chiederemo meglio, entreremo nel dettaglio, per dire: ah, bene, questo mi piace, lo prendo, questo mi piace, lo prendo, ma prese varie informazioni, ha poi cercato di modellarle per renderle sue. Quindi creare una sua versione dei glide, una sua versione delle wave, un suo modo di fare ticking, per esempio. E adesso andiamo avanti. So, ok, you
try your best to do your style, to be yourself. But your style, the style, you know, I define the Hamutsun serve style is very particular because is very mechanical, is a lot of combination between sounds, music sounds, and animated movement. Yeah. And it reminds a lot machines, more than robots. Because, you know, we know robots is the robots, but the machine, the now I can remember the word in English, but the gears, you know, different gears that create the mechanism, okay? Yeah, yeah. We can so very clear in your old choreography, but also in the new stuff with the new Amundsen Serve crew. So I remember also, I remember everything about the Amundsen Serve crew because, you know, I am a fan, but I remember very well over the Super Champions exhibition, the R16 and the Battle of the Year showcase. When you do also the tank, okay, the tank, when you go ahead with your knee, yes, yes, knee slide, yes, the knee slide with, so it's very unique in his genre, and we want to know where you pick the idea, the very ideas to make this different type of movements. This movement is just from God. God gave me. We're thinking. We were thinking about the new moves. But maybe you see something inspiration. Just God gave me. Okay. How's this? Actually, how's this? I said, oh, it's good. Just like that. Okay, so that's God gave okay, I don't want to hurt nobody's feelings talking about religions, but I think you watch a lot of movies and anime, and you got many information, and then something come out of your mind. You say God say to you, but I don't have a religion. But God gave me. Okay. Let's say it's good. No, ragazzi, voi mi conoscete, non entro nel merito del discorso. L'ispirazione viene da Dio, me l'ha detto un'altra. Sì, a parte che è sempre un'altra cultura, però lui stesso dice non seguo una religione, ma fondamentalmente quello che vuole dire è che lui non sa di preciso da dove viene. Questo vuol dire che non ha un'ispirazione particolare o non prende le idee o ha preso le sue idee necessariamente da una fonte specifica, ma nel mix di quelle che sono le sue informazioni, le sue conoscenze, a un certo punto, ok, nel caos, diciamo così, a un certo punto l'idea poppa, ok,
the idea pop out of your mind. A un certo punto l'idea gli nasce, gli viene fuori. Ok, so next question. Next question, okay. What about Japan? I mean, did the fact that you live in Japan, in Tokyo, help you to make your dance? Cioè, living in Japan is different from living in Italy, in USA, in France, ok? Does the Japan as a state or the Tokyo as a city help you to develop your dance, help you to grow as a dancer? Nothing. No, nothing. Nothing. They don't. They don't Yeah, in no way. in Tokyo, Tokyo don't help me. Nothing. But what about the Japanese community, dance community? Community, almost nothing. Almost nothing. Few animation dancers here, very little. Japan has few, just two or three or four or five animation dancers, very little. And they you don't collaborate Oh, I want to collaborate. I you want to want, collaborate, of course. Yeah. but what about the other guys? Just we don't have chance. I'm busy. They are busy. For example, Kote-senin. Last year, we were talking about our collaborate. Already we don't start that. He's so busy and yeah. So you want to meet I want to. together, but you have no time. But I want. Yeah, okay. So you For animation dancing for Japan. Japan's animation dancers is very decreased. And not popular. Animation style is not popular now in Japan. For this situation, and I think we have to collaborate. I think I want. Allora, I translate. Allora, praticamente ti ho chiesto se vivere in Giappone piuttosto che in un altro stato lo abbia in qualche maniera aiutato o lo aiuti a sviluppare la propria danza. La risposta è stata praticamente zero, il nulla cosmico. La community degli animation dancer in Giappone è veramente piccola. È fatta da pochissimi Piccola, elementi piccola, e questi elementi non collaborano, o almeno chi vuole collaborare non può.
faceva l'esempio, per chi conosce ovviamente Kotei Sennin, dei Fu Yumin, Yumin no Kokoro, o attualmente Time Machine, dice, per esempio con Kotei Sennin abbiamo parlato di un'eventuale collaborazione per poter anche spingere, no, il movimento, però non c'è tempo, o lui è occupato o l'altro è occupato, e quindi alla fine rimangono chiacchiere ma non si riesce a tirar fuori niente. E a quanto pare il Giappone, o Tokyo, almeno la città di Tokyo, non supporta e non aiuta la causa. Molto, ci siamo rimasti molto male, in realtà noi. Bene, ok, last question. Yes, last question. So is easy for both of us, a simple interview. Yes. What about the social network? What do you think about you, the Amutsun Server Q, and the social network? It helps you? Do you use social network to spread your style, and what are your consideration about the social network, Facebook, Instagram, or other network maybe you have in Japan? Of course, I want spread my style, Samsung Subcruise style. I want present our style, but now I'm thinking just for us, just for me, we dance. Of course, I want spread, but this is different. So in Japan, it's so difficult to represent animation style. Animation style is so disrespected. I know why, but Please tell us what are you thinking. Is your opinion is okay? We love to listen to you. Okay. Okay. I know. Of course, you know about Super Jumpo. Yes. And Shonen Jump. That was best effect for animation dancing, because that TV program was so big, and animation dancers animation dancers being so popular. That was jealousy. That was jealous. They jealous animation dancers. After that, they attacked animation dancers. They didn't recommend animation dancers, animation styles, animation techniques. They said animation dancers is not dancer. Animation dance is not dance. Don't do animation. Don't respect animation dancers. They said. I know that future. that is sad story. But that was the truth, I think.
just my opinion. But I feel it. That was a sad story. I can understand it, and I can understand the misinterpretation of the animation style, and I can understand why they say is not they can't understand is not dancing, and I agree in something, but that's don't mean that one is better than other. You can say this is dancing, okay, this is not dancing, or is dancing in a different way, is more like theater, is more like mime, is more about recitation. But if I like it, I want to practice it, why not? Of course, if you want do your animation style in a popping battle, of course you're out, because it is just a different style. Yeah, it's different. Okay, now I translate. Allora, praticamente il discorso è come mai c'è così poco animation, come mai la community rimane un po' piccola e gestita male, tra virgolette, quali sono i problemi. Lui diceva, io ho una mia teoria, ovviamente io ho detto, te prego, diccela, cioè ci stiamo intervistando a te, vogliamo sapere quello che pensi tu. E lui dice, hai presente sicuramente Super Chample. Super Chample era una trasmissione giapponese, ma penso che ci sia tuttora, simile a, diciamo in un certo senso, un po' il nostro Amici. Similare, dove ci sono vari gruppi di ballerini che si esibiscono in tanti stili differenti, e poi c'è una giuria, e poi c'è il pubblico, e c'è una classifica. E lui pensa che l'animation style sia stato, diciamo così, degradato in un certo senso, perché è una grande trasmissione televisiva e molti hanno sottolineato quanto l'animation style non è ballare. E siccome non è ballare, non va fatto. Ora, ho appunto aggiunto nel discorso il fatto che ok, io posso essere sicuramente d'accordo, sicuramente lo sono, sul fatto che fare animation non vuol dire ballare, ma nelle live precedenti ho chiarito bene qual è la differenza che c'è tra danzare e ballare, e ovviamente se fai animation in un contest di popping, cioè se vai a danzare dove è richiesto ballare, a prescindere adesso dal discorso dello stile, ovviamente vieni fatto fuori. Siccome c'è un ambito molto più grande relativo ai contest, a eventi che girano attorno all'idea del popping o altri stili, il ballo, secondo lui l'animation è stata messa da parte, che è sbagliato, è sbagliatissimo, perché fondamentalmente non devi dire che quello va male, cioè non è uno stile è peggio dell'altro, hanno soltanto contestualizzazioni e contesti differenti, ma dice molto probabilmente, secondo me, sarà, potrebbe essere dovuto a questo. So we say end to the interview, we change our layout, and we start to see the video of the animation and more battle online. Here we are. We go back.
here and let's go with the animation and more Sbattle Online Finals Gulmix versus Brownology. We'll be right back.
Now, before the judges that say who will be the winner, please, Ricky, tell us what do you think about these videos. What do you think about the Goon Mix and Brownology? Okay. Goon Mix, I like, of course, I like both person. But Goon Mix uses little bit popping feeling. Of course, that's not bad, but I wanted more animated part. I want all of moves animated. I want. I want illusionary moves and feelings, more mechanical, more affected. I want. So, Brownology uses more affected moves, I think. Okay, I will translate. Okay. Okay. Praticamente io ho chiesto, quindi, prima di dare il giudizio, cosa pensa di questi video, di questi ingressi, e ha detto che tra i due che, o meglio, tra i due che piacciono entrambi a Ricky, ma Goon Mix, il feeling, l'atteggiamento di Goon Mix era un pochino più vicino a quello che potrebbe essere definito come popping, voleva vedere più animazione, proprio a livello di animare, essere animati, quindi l'animation, più illusioni, illusionary moves, nel senso, no, ok, darmi l'illusione di qualcosa, più effetti robotici, quindi chiaramente dice che fondamentalmente Brownology è stato più animato, è stato più animation in questo caso rispetto al Goon Mix. Non devo aggiungere altro perché pensiamo la stessa cosa. I have to add nothing because we think the same. So now we officially goes up for Goon Mix or down for Brownology to tell the people who is the winner, okay? And make a countdown, 3, 2, 1, and we vote, okay? Okay. Okay. Three. I have to say who is one. No, you have to point with your fingers up for Goon Mix or down for Brownology. Ah, okay. Okay. I got it. Nice. So, 3, 2, 1, and the winner is. Brownology. Brownology è il vincitore, il primo vincitore del primo Animation and Morse Battle Online di It's Popping Time News. Nella giornata del compleanno di It's Popping Time News. So finally we have the winner. We go back to this big screen. Thank you, and another time thank you to you, Ricky, to be with us. To be patient,
Because it was a long episode, because we have news, we have improvisation, and I hope to see you maybe in the next battle. Yes, I wish. Do you want to say something to the people? Yes. Capito in giapponese? I say, do you want to say more to the people that are watching It's Popping Time News? Okay. I think almost people don't know about animation techniques. So today, Bronology won, but all of people who participate this battle, they have to learn more animation techniques. I think they need more tiny, just most tiny hit. I think Bronology uses strobing techniques, but it's too big. I think it's better to learn to get more tiny, small techniques. It makes you more illusionary, and illusionary moves. It makes more illusionary moves, and the tiny muscle techniques, and they need more stopping part. Animation dance is, I think, stopping part and moving part. Stopping part is more important than moving part. Stopping part makes moving part more clear. I think. Yes. It's true. We have to study about that. Of course, me. also you and me, every time, every day, to improve ourselves, to be better and better and better. Very important. Okay. Thank you very much. Now I will translate in Italian. Before I say you a big thank you, a big goodbye, and see you maybe at the next battle. Thank you very much. Thank you. Arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimashita. Ciao. Traduciamo le ultime parole, diciamo, di Riki, che ha detto semplicemente che in tutto il battle, quello che voleva intendere è che in tutto il battle ci sono stati un sacco di ballerini bravi, un sacco di ballerini bravi, ma che dovrebbero studiare più la tecnica dell'animation, che è fatta di dettagli. Dice anche Brownology, che ha vinto, tendenzialmente ha utilizzato molto anche lo strobing, viene chiamato strobing anche come tecnica, ma lo strobing è bigger than animation, cioè fare lo ston ton ton è ampio, è grosso, invece nell'animation è fatto di piccoli dettagli, devono essere più controllati, l'idea dello stop più pulito, più preciso, per rendere il movimento più illusorio possibile, perché fondamentalmente l'animation è illusione.
trasformare qualcosa che non è animato in qualcosa che è animato. Quindi, essendo noi già animati, dobbiamo fare un percorso inverso. Quindi diventare fisicamente non animati, bloccati come statue, come pupazzi, e da lì prendere vita. Quindi diceva, anche io devo allenarmi sempre di più in questo per migliorarmi, curare il dettaglio, curare lo stop, frame by frame, il più pulito e preciso possibile. Complimenti a Brownology, che è il vincitore, e avrà una maglia Ancona Robots It's Popping Time News personalizzata come vincitore del primo sbatto. Adesso con Brownology ci sentiremo tramite contatto diretto e nei prossimi giorni pubblicherò il trailer dell'episodio, ovviamente, e anche tutti i video della finale, in maniera tale che si possano vedere singolarmente e al massimo della qualità. Ci sentiamo sul podcast spreaker.com/It's Popping Time News. Bannerino, iscriviti, clicca, condividi e quant'altro. Non so quando ci sarà un'altra live, ma sicuramente nella settimana prossima ci sarà un altro episodio. Per qualsiasi cosa ci sentiamo su Instagram. Grazie a tutti. Io sono Lizar Sennin e questa è It's Popping Time News, che è così che chiude il podcast. C'è uno scatolotto che mi è arrivato or ora. È un regalo, chiaramente. Cos'è? Cercherò di aprirlo. È una roba grossa, ragazzi, è una roba grossissima. Però io adesso come ve lo faccio vedere? Io non c'ho parole. Allora, però prima di aprirlo, richiamiamo Ricky. Eccolo qua. He's back, ok? He's back. As you can see, here I have a big package, a big box, ok? What is that? Now we discover together. What? 3, 2, 1. Oh. What? I'm going full What is screen. this? Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Beh, qui ci sono delle scritte. Oh. Qui c'è il polletto. Adesso è riflesso, però Con qua c'è questo. scritto It's Popping Time News e Ancona Robots grossissimo. Mordicchio, questo sarei io. Allora, this is me. It's so great. Why? Because of the little Lizard What? action figures. You got it in your animation dance party. You got the big one. You got the big with the glasses, the silver shirt. Voilà. With a big two. I think because it represents the end of the season 2 of It's Popping Time News, because today is the episode 1 of the Yes. season 3 of It's Popping Time News. So this is fully 2 years of It's Popping Time News today. To Wow. be honest, the correct day will be the 23 of June, but in episodes today is the official birthday of It's Popping Time News.
So, Okay, what's your birthday? and this is Today from is Rosso official birthday. Tiziano. We have in chat Okay. with us, I think it's in chat. This is a big present, a big cake. Non ti sei regolata assolutamente. It's popping time It's news cake great. for the It's so birthday. Ragazzi, great. questa è la torta di compleanno per i 2 anni compiuti esattamente oggi di It's What popping the time hell is news. this? Esattamente oggi Is this perché sugar? sarebbe il 23 di giugno il compleanno, proprio se vai a prendere proprio la data, il giorno, ma parlando di episodi, oggi ufficialmente è il compleanno di It's Popping Time News. Thank you, thank you, thank you very much. It's huge. Happy Wow. birthday, It's Popping Time News. It's the wonderful cake. Wonderful cake. Today is the birthday of Poppy Time News. Grazie.